Dopo la visita dell'ex segretario del PD Martina all'aeroporto di Pontecagnano Faiano ed il monito all'attuale governance nazionale di svegliarsi e di ridare slancio ad una struttura importante per il Sud, è intervenuto sull'argomento anche il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che lancia un duro monito al PD, all'ex premier Renzi ed all'attuale governatore della Campania Vincenzo De Luca. La passerella all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, il trionfo del ridicolo, solo il PD poteva giungere ad un così goffo tentativo di strumentalizzazione. Criticare il governo che c'è da 10 mesi per l'aeroporto di Salerno, dice Iannone, dopo che il PD ha governato per anni a livello nazionale e continua a detenere la governance della società di gestione dello scalo, con il mio partito sono intervenuto e, essendo all'opposizione del governo Grillo-Leghista, questo modo di fare opposizione del PD è l'unica cosa che alimenta le simpatie governative dei cittadini. Sono anni che De Luca e i suoi accoliti non sono capaci di fare un passo in avanti allo scalo, pur essendo alla guida del comune, della provincia e della regione e fino a qualche mese fa anche del governo nazionale. Insomma, continua Iannone, con Renzi non hanno saputo governare e con Martina non sanno fare neppure opposizione. Ricordo che se non fosse stato per un emendamento al quale il PD in Parlamento non ha votato a favore, l'aeroporto salernitano avrebbe già perso i 40 milioni di finanziamento che riuscimmo ad ottenere nel decreto Salva Italia, e questo proprio per incapacità del governo De Luchiano, che al 31 dicembre 2018 non aveva cantierato le opere per finalizzare il finanziamento. Insomma, è come dire il bue che chiama cornuto l'asino e intanto volano soltanto le baggianate.